Ciao a tutti amici, oggi voglio portarvi con me nella realizzazione di uno dei disegni più difficili che io abbia mai fatto. Il disegno verrà fatto in un foglio così grande, enorme, e la foto da cui mi ispirerò è questa. Allora ragazzi, questo disegno è un regalo e se voi state vedendo questo video, il regalo è già stato consegnato perché non voglio fare spoiler. E ho molta ansia perché non so se riuscirà a venir bene, non so se riuscirò a portarglielo, se gli piacerà. Quindi se state vedendo questo video vuol dire che è andato tutto bene o quasi, dai. Ora iniziamo, vi dico già che questo video avrà più parti in diverse giornate perché non penso di finirlo tutto oggi. Comunque, iniziamo. Ok raga, questo è il primo bozzetto, ho fatto qualche aggiunta tipo le treccine che sulla foto non c'erano e a me piace tantissimo. Scusate se non sto registrando tanto mentre disegno, ma per me è difficile disegnare mentre registro, quindi vi lascio qualche timelapse. Comunque adesso passo al chiaroscuro con la matita più scura e qui viene la difficoltà. Eccomi raga, vi aggiorno ogni tanto, sto facendo chiaroscuro nel viso, questa è la parte che preferisco. Allora raga, sono arrivata a questo punto e direi che per oggi mi fermo perché sono stanchissima. Il disegno sta venendo veramente bene, poi qua sopra pensavo di fare un fulmine blu, ma tanto quando voi vedrete questo video il disegno sarà già finito, quindi è inutile che ve lo chiedo, lo vedrete alla fine. Nulla, ci vediamo domani perché adesso vado a studiare e devo dirvi che è molto emozionante per me fare questo disegno, cioè mi sta emozionando molto. Ciao raga, bentornati. Allora, siamo arrivati a questo punto del disegno. Io direi che sta venendo molto bene, e, però mancano pochi giorni e al giorno in cui lo dovrò consegnare, quindi devo assolutamente andare avanti. Quindi ecco, vi porto con me. Non so di quante parti sarà composto questo vlog, credo che farò anche un vlog in cui lo consegno. Ora sto facendo tutte le treccine che nella foto originale non ci sono, le ho aggiunte e mi piacciono un sacco. E nel mentre sto ascoltando le canzoni di Rondo, che però non posso mettere perché sennò YouTube me le blocca. Ora inizia la parte della fascia, del cappello, vabbè, che lui ha in questo modo. Io ovviamente non andrò a fare tutte queste cose, adesso vediamo cosa mi posso inventare. Adesso vi faccio una transition da questo a... Tadan! Cappello finito, ora si passa al resto. In tutto ciò io domani ho un esame e sto facendo questo. Non va proprio bene come cosa, non lo fate. Da notare la situazione delle mie mani in questo momento, perché sono mancina. Bentornati raga, sono passati 2 giorni, mi sono dovuta interrompere, ma sono arrivata qua. Allora, ho finito tutto il volto e ho fatto anche la mano. Oggi voglio provare a terminarlo, o almeno quasi, e faccio tutta la maglia e la collana, poi lo sfondo lo vedremo insieme. La cosa difficile è che la maglia, guardate com'è fatta, vedete questi dettagli? E è difficilissimo rifarli, infatti non so bene come farò. Credo che mi invento qualcosa di diverso. Comunque vi devo assolutamente far vedere in un video la mia gomma matita che cancella come se fosse una matita. Raga, questa è la svolta. A chi piace disegnare, questa è la svolta. L'ho trovata in una cartolibreria, è veramente bellissima. Ok, raga, ho finito anche la collana. È venuta abbastanza bene, più che altro ci ho messo un sacco perché ho fatto tutti i dettagli. E ora mi manca questa manica e lo sfondo. Ce la posso fare. Bene raga, l'obiettivo di oggi è stato terminato, ovvero finire almeno tutto il corpo, anche se devo fare qualche ritocchino. E adesso ci vediamo per fare lo sfondo. Adesso sto pensando un po' a come farlo, vorrei fare qualcosa con i pastelli blu. Comunque questa è la panoramica di come sta venendo. Sinceramente mi piace, sono un po' in dubbio su queste pieghe, ma adesso vediamo come risolvere. Ciao ragazzi, allora aggiornamento, domani devo consegnare il disegno e sono le 11 di notte e devo ancora finirlo, prevedo una lunga nottata, quindi voi venite con me.
Io nel frattempo che mi guardo l'Isola dei Famosi per compagnia, miei Clay. Allora, questo è lo stato del disegno, l'ho praticamente finito, mi manca lo sfondo. Per lo sfondo vorrei utilizzare i pastelli e fare qualcosa di blu. Adesso vediamo, pensavo un fulmine. Non ce la faccio. Ok raga, ho iniziato il fulmine e questo è l'effetto. Adesso vi faccio vedere quando è anche un po' più avanzato. Comunque le mie dita stanno così. Ma noi non molliamo. Allora raga, sta venendo abbastanza bene e diciamo che sono soddisfatta. Adesso continuo anche questa parte e poi fatto, top, poi me ne vado a dormire. Finalmente l'ho finiti, raga. Guardate che belli. E adesso il momento più soddisfacente di tutti, ovvero il momento della firma. Scusate, ero troppo concentrata per riprendere. Adesso vado a dormire e domani passo su tutto il disegno lo spray fissante. Buonanotte a tutti, a domani. Buongiorno amici, eccomi tornata. Il disegno l'ho finito ieri sera. Eccolo qua, adesso ve lo faccio vedere meglio. Ta-da! Ditemi se vi piace, io personalmente lo adoro. I fulmini sono bellissimi. Adesso passo lo spray fissante e lo metto nel quadro che io ho comprato. Quindi lo passiamo un attimo insieme. Non so bene quanto. Ok, credo possa bastare. Ho fatto, ovviamente ho scritto una cosa dietro e adesso lo metto qua. Andiamo. Tadan, l'ho terminato, messo nel quadretto e ora è pronto. Ditemi cosa ne pensate. E allora, non so se riuscirò a portarvi con me mentre lo consegnerò. Se questo video dovesse finire qui, lasciatemi un like, seguitemi e vi racconterò poi com'è andata. E sicuramente se questo video è online vuol dire che è stato già ricevuto, perché non lo metterò prima, assolutamente. Ciao amici, sto vloggando da Brescia, sono arrivata in hotel e sono quasi le 9 e mi sono ordinata un globo perché ho fame. Ok, adesso vi faccio vedere la camera velocissimamente. Ingresso, qui ci sono io in tutta la mia integrità, poi vabbè un letto enorme che è veramente enorme e poi un cavolo, ci sono le tende, la TV e qua c'è il disegno che andrò a consegnare questa sera. A mezzanotte circa mi passeranno a prendere, andremo al number one, Rondo arriverà verso le 1, quindi top raga, ci sentiamo dopo. Sono troppo happy, speriamo che va tutto bene. Speriamo che va tutto bene nella mia vita. Ma il bagno, raga? Wow, what? No, la doccia. What the fuck? Ok, raga, ho ordinato globo, è arrivato. Adesso mangio e poi. E poi andiamo. Comunque, non l'ho detto nel video, ma devo consegnare anche le mollette per Steven, che sono queste qua, le ho già impacchettate. Dopo ve le faccio vedere meglio. E spero che gli piacciono perché ci ho messo una vita a farle. Ok, raga, sono pronta. Ho fatto il make-up, mi piace un sacco. Adesso vi faccio vedere il vestito che è bellissimo. Ta-da! Ecco il vestito. Io personalmente adoro come adoro questo specchio. Quindi adesso si parte per il number one. Baci. Ci vediamo là. Che confina con l'altra sala, che è la famosa sala 2, che negli anni 90 veniva usata per fare la musica hardcore, quindi. Wow. Sì, adesso ti porto qui.
Raga, oggi sono al number one e ho portato le mollette a Steven. Venite con me. Venite. Permesso? Avanti. Ciao Steven. C'è un regalo qua? Oggi ho portato io il regalo a te. Mamma mia, bellissimo. Grazie mille. Facciamolo vedere adesso com'è. Sì, vai. Cioè, proprio mi rispecchia al 100% questo. Allora Steven, qua c'è il simbolo del number one. Esatto, che è il locale migliore d'Italia, si sa. Qua c'è la parola Steven. Il nome più bello d'Italia, si sa. Qua c'è la Lamborghini. La macchina più bella d'Italia, si sa. E la Lamborghini del tuo colore giusto. Arancio. Perfetto. E questo poi... che è? Questo... Vabbè, mi assomiglia. Indovina. Il ragazzo più bello d'Italia. No, questo no, lo dite voi. Guarda qua, più povero d'Italia. Bellissimo, grazie davvero. Queste le metterò in ufficio al number one. Perfetto. Qua, in parte a mio padre. Perfetto. Dai. Grazie mille davvero, regalo graditissimo. Stupendo. E la prossima volta il regalo te lo porterò io. Va bene. Grazie, bella raga.